Questa moto rappresenta l'apice dell'evoluzione di RSV4. Credo che sia un sogno per qualsiasi motociclista. Puro piacere di guida in pista. L'espressione dei valori di Aprilia e anche di Aprilia Resti. L'RSV4 rappresenta per Aprilia, ma in generale per i motociclisti più sportivi, un modello assolutamente iconico e di riferimento. Nella sua storia si è evoluta costantemente e ha sempre mantenuto la sua posizione di leader nel segmento delle super sportive. Quando l'ho vista uscire per la prima volta dall'officina, ovviamente ero molto emozionato. Lavorare sull'RSV4 è un privilegio, ma anche un onere. Le emozioni che mi dà vedere la realizzazione dei nostri prodotti è sempre fortissima. Noi lavoriamo tantissimo per fare delle moto che risultino al primo utilizzo come sempre conosciute. Uno ci deve salire e sentirsi subito a suo agio. Nella nuova RSV4 è maggiore la distanza tra carenatura e ruota anteriore. Questo si sente molto nei cambi di direzione sia ad alte che a basse velocità. Siamo intervenuti sul sistema di scarico, che è completamente nuovo. L'elemento centrale di questo sistema di scarico è il catalizzatore, che sfrutta un'inedita tecnologia ceramica, che dà un notevole risparmio di peso, circa 400 grammi, e proprio grazie a questa inferiore massa ha una minore inerzia termica e questo consente un più veloce light-off a tutto vantaggio delle emissioni. Questa moto ha sempre l'ABS regolabile su tre livelli, con funzionalità anche cornering. Significa che l'ABS viene modulato in base all'angolo di piega della moto. È un modello iconico, dà dei tratti di design molto particolari e unici che non abbiamo voluto perdere, ma abbiamo voluto evolvere. In un modello come questo, una super sportiva, il design non può prescindere dalle prestazioni, perché tanti particolari che voi vedete su questa moto non sono esteticamente gratuiti, anzi sono direttamente collegati alle performance. In Aprilia c'è sempre un grosso travaso tra il mondo racing e la produzione, c'è un costante dialogo fra i due, di conseguenza l'RSV4 è una moto che prende molto dal mondo racing e negli anni anche quello si è evoluto. Finalmente è arrivato il forcellone rovesciato, tanto voluto, tanto cercato, lo vediamo spesso in MotoGP, in Superbike. Grande vantaggio che i pesi sono accentrati verso il basso, questo favorisce la maneggevolezza della moto e la stabilità in genere. Dal punto di vista dell'aerodinamica abbiamo lavorato molto per migliorarla, sempre seguendo proprio la filosofia del mondo racing, che ultimamente vede comunque l'aerodinamica come il campo di applicazione dove andare ad intervenire e cercare di migliorare le performance delle moto. Ha una carenatura, un'aerodinamica totalmente nuova, nella zona bassa è molto più stretta, nella zona alta vedete queste due ali molto accentuate, favorisce i flussi d'aria. Guidandola ti rendi conto che nei cambi di direzione hai un controllo maggiore, perché la posizione è sicuramente più favorevole per una guida sportiva. Abbiamo deciso di integrare l'ala, le winglet, all'interno della carrozzeria per dare un feeling più organico e al tempo stesso abbiamo deciso di esibirle, non nasconderle. Forse l'elemento più importante dell'ergonomia è il nuovo serbatoio, che è stato conformato per consentire al pilota di accucciarsi in carena e poter stringere ancora di più i gomiti in modo da risultare più protetto dalla carenatura e anche essere più veloce. Un altro stilema, oltre alle nervature del frontale, è il codino, che in questo nuovo modello abbiamo deciso di estremizzare ancora di più. Grazie alla tecnologia LED siamo riusciti ad ottenere delle parabole estremamente basse che rendono appunto questo sguardo molto più affilato che in passato. Una novità inedita di questa moto è il cruscotto. È un cruscotto TFT a 5 pollici con tecnologia bonded che migliora nettamente la visualizzazione delle informazioni anche sotto il sole. Nel motopropulsore siamo intervenuti aumentando la corsa che passa da 52,26 a 53,31 per passare da una cilindrata di 1077 cm3 alla cilindrata piena di 1099. Significa avere una moto più pronta, vuol dire una moto che a parità di regime di impiego, no? Quindi a qualsiasi regime, accelera più rapidamente.
Per poter controllare tutta questa potenza abbiamo infatti il pacchetto APRC. La PRC è l'insieme dei controlli elettronici che governano la dinamica del veicolo. All'interno della PRC ora è possibile personalizzare l'engine brake system per adattarlo al tuo stile di guida, soprattutto in pista. È probabilmente la moto più iconica, quella a cui pensi se pensi a un'Aprilia. La passione che ci abbiamo messo io penso che si percepirà nel prodotto finale. L'ho guidata prima in pista, accarezza i cordoli, entra nella curva, ti guida veramente con facilità. Adesso che abbiamo finito, però ditemi, quanto è bella? È bella, eh?